Voglio ringraziare anche in particolare i carabinieri di Fontecchio che sono qua vicino a noi, diciamo, che sono stati sempre disponibili, sempre hanno cercato di parlare con le buone, con mio figlio e con noi tutti, quindi sono stati sempre presenti. Poi per ieri o oggi le forze dell'ordine, non so, di Pesaro, dove sono venuti, che hanno fatto un bel lavoro, sono stati sempre cauti, hanno preso tutte le misure di sicurezza per non succedere nulla innanzitutto a lui e poi l'appartamento e tutto il condominio. Abbiamo quasi 48 ore che siamo proprio in allarme, in preoccupazione per il nostro figlio, anche se la prima notte i carabinieri non sono, le forze dell'ordine non sono intervenute, però capiamo che la situazione forse è quella. Ieri dopo hanno fatto un bel lavoro e alla fine è finito tutto bene, l'hanno convinto che lui cioè è uscito volontariamente da casa, a casa non ha fatto nessun danno, la casa è tutto a posto, è controllata, non ha trovato proprio nulla. Però non è stato mai cattivo, non ha mai fatto male a nessuno, a parte l'ultimo periodo che non c'era con la testa, diciamo, con la mente. Non è che come persona è così.